Buonasera, buonasera, bentrovati. Questa ultima puntata settimanale che sarà inedita, se vogliamo, per alcuni aspetti, perché ci sono delle notizie, ecco perché abbiamo detto edizione straordinaria, ci sono delle notizie che dovete ascoltare con molta attenzione. E c'è un poker, anzi un tris, mi tolgo da questo poker, un tris d'assi questa sera. Inizio subito a salutare un ritorno graditissimo, che tra l'altro sono due editoni graditissimi. Il primo manca da un po' più di tempo, si è fatta tutta l'estate in vacanza, è entrato appena ora. Buonasera a Antonio Caramia. Buonasera a tutti. Buonasera Antonio Caramia, buonasera anche al dottor Stefano Liuzzi, anche lui ci è mancato nelle ultime puntate perché aveva riunioni, non so che cosa ha fatto, e saluto anche il collega e amico Paolo D'Arcangelo. Buonasera Paolo. Poker, adesso è poker, buonasera ora, a tutti. Ora è un poker. Allora, leggete sul titolo quello che è il tema. Stasera parleremo di Covid, perché i dati sono davvero, secondo il mio punto di vista, terrificanti in Europa. Li sapremo tra poco, ma noi vorremmo sapere proprio dal nostro esperto Antonio Caramia qual è la reale situazione in questo momento. Noi la stiamo forse sottovalutando, non guardando i vicini di casa come Germania, Austria, e per non parlare della Russia e di altre degli altri stati. E poi la notizia del giorno è che in Sardegna è stato isolato il primo caso in Italia di variante plus. Ce ne vuoi parlare, Antonio Caramia, che cos'è questa variante plus? Beh sì, diciamo è una variante del ceppo, diciamo così, della variante indiana, quindi della Delta. Ovviamente, diciamo, in questo momento sono tantissime le varianti che si stanno affacciando, e quindi una tra le più importanti è questa Delta Plus. In realtà sono davvero tante, perché purtroppo se si lascia il virus circolare in maniera così, diciamo, incontrollata, perché purtroppo vediamo nella Gran Bretagna, vediamo in Russia, vediamo in Bulgaria, Romania, tutti i paesi dell'est, i Balcani, Slovacchia, abbiamo una situazione davvero molto molto preoccupante, perché i casi stanno aumentando a dismisura. È chiaro che con l'aumento del numero di casi, la probabilità che si sviluppino delle varianti è ovviamente sempre maggiore. Quindi la variante Delta Plus è una delle più, diciamo, più frequenti che si stanno verificando, ma purtroppo ce ne sono tante altre che si stanno affacciando. E il problema è che si è dato forse troppa importanza al vaccino, che di sicuro riduce enormemente il rischio di ricovero o di decesso, però è chiaro che se i casi aumentano a dismisura, neanche l'efficacia del vaccino può in qualche modo frenarla, perché è quello che stiamo vedendo in Germania. Oggi, per dire, in Germania abbiamo accolto alcuni pazienti provenienti dalla Bavaria perché non riuscivano più a gestirli, quindi abbiamo alcuni ospedalizzati che vengono dalla Germania. Non parliamo dei paesi come Romania, Bulgaria, che magari hanno un sistema sanitario carente o comunque, insomma, in affanno. Parliamo della Germania, che non riesce a far fronte a questa ondata, nonostante i vaccini. E poi più tardi magari vi faccio vedere... Antonio, resta sul pezzo, perché hai detto una cosa per me essenziale: nonostante i vaccini. E su questo vorrei sentire anche il dottor Liuzzi. Nonostante i vaccini, allora, perché l'80% della popolazione tedesca è vaccinata, quindi comunque non parliamo di uno stato in cui ci sono larghe fasce della popolazione come in Austria che non si sono vaccinate. L'80% della popolazione è vaccinata, è una percentuale importante, elevata. Ciò nonostante la Germania è travolta, Antonio, dottor Liuzzi. Eh sì, è così, perché allora il discorso è semplice, è quantitativo, cioè è una questione di numeri. Allora, il discorso è questo: i vaccini hanno un'efficacia enorme, quindi grazie a Dio hanno un'efficacia ancora oggi di circa 10 volte
diciamo, nel ridurre il rischio di finire in terapia intensiva, finire ospedalizzato o anche, diciamo, del decesso. Quindi è una percentuale elevatissima, quindi riduce del 90% il rischio di avere effetti gravi. Ora, questo che cosa vuol dire in parole povere? Che, diciamo, se io ho un rischio, facciamo un esempio, di 100 decessi al giorno, grazie ai vaccini abbiamo una letalità che riguarda, diciamo, che porta alla morte o al decesso o anche in terapia intensiva del 10. Quindi riduce di 10 volte quelli che sono, diciamo, i numeri attesi. Quindi senza vaccino abbiamo, facciamo un esempio, 100 decessi al giorno, con il vaccino ne abbiamo 10. Questo su, anche qui facciamo un esempio, giusto per semplificare i numeri, su 1000 contagi. Quindi 1000 contagi prima portavano a, diciamo, 100 morti, e non sono, grazie a Dio, queste le percentuali, ma adesso, grazie ai vaccini, invece di 100 morti ne abbiamo 10. È chiaro che se invece di 1000 contagi al giorno ne abbiamo 10.000, praticamente stiamo vanificando quella che è l'efficacia, seppur elevatissima, dei vaccini. Quindi il fatto di lasciar diffondere il virus e quindi far contagiare un così elevato numero di persone, è chiaro che purtroppo sta quasi azzerando l'effetto ottimo dei vaccini, ma non fanno miracoli. Quindi se noi, ad esempio, abbiamo una letalità per quanto riguarda gli ottantenni, gli ultraottantenni, il 20% di un ultraottantenne che prende il Covid purtroppo muore. Questo prima dei vaccini. Quindi uno su cinque muore. E il 20% è una percentuale elevatissima. Con il vaccino, grazie ai vaccini, se un ultraottantenne prende il Covid, invece di avere il 20% di possibilità purtroppo di morire, è del 2%. Ma il 2% su un numero elevato sono centinaia di vite che perdiamo ogni giorno. Benissimo. Ed è quello che sta purtroppo accadendo in Europa, in tutti i paesi dell'est, ma anche più vicino da noi, quindi anche nell'occidentale Germania. Quindi il discorso dei vaccini non è una pozione miracolosa che può in qualche modo salvaguardare il 100% della popolazione vaccinata. Purtroppo sappiamo che non è così. Ha un'efficacia, ringraziamo Dio, del 90%, che è un'efficacia veramente elevata, quindi dobbiamo tutti vaccinarci perché si riduce enormemente, di 10 volte, quindi un fattore per 10, si riduce di 10 volte il rischio di morire, però purtroppo dobbiamo anche stare attenti perché comunque si rischia di finire in ospedale o si rischia ancora peggio di morire. Quindi, se permettete, io introduco un altro aspetto che è anche statistico, in questo Antonio mi è maestro. Quando si parla di una copertura vaccinale del 90%, il problema è che non è una copertura omogenea su tutto il territorio, per cui ci sono zone che magari hanno il 95%, sto dando numeri, 95% di copertura, altre zone che hanno il 60%. È evidente che in quelle zone con 60% di copertura vaccinale il virus circola di più, ci sono molti più casi, quindi una maggiore circolazione e anche una maggiore possibilità di quella che è una fisiologica variabilità del virus nelle sue moltiplicazioni per infettare. Per cui, quando si dice abbiamo una grossa copertura vaccinale, sì, ma non in tutte le regioni. E quelle regioni che hanno la copertura più bassa, se poi andiamo a esaminare, sono quelle che hanno la più alta percentuale di ospedalizzazioni, di terapie intensive, di decessi, e sono quelle che fanno alzare la media. L'obiettivo sarebbe omogeneizzare la diffusione della vaccinazione del vaccino, perché ahimè, ripeto, e Antonio ripeto, sicuramente lo potrà far vedere meglio di me, ci sono regioni che hanno basse, ancora anche in Italia, basse percentuali di vaccinati, e sono quelle che spalano un pochettino la media anche dei contagi. Personalmente io sto vedendo anche tra i vaccinati dei contagi, anche qui a Crispiano, io ho il polso della situazione, sto vedendo che sta salendo, ma parecchi sono, e quello che è l'obiettivo che ci eravamo posti 2 anni fa, quando dicevamo speriamo che esce un vaccino, che dobbiamo endemizzare la malattia, cioè rendere una malattia che circola, controllabile, eccetera. Adesso ci sono, ho avuto delle mamme di bambini, di pazienti raffreddate, un po' infastidite, che si sono fatte il tampone, vaccinate, erano positive, ma non avevano nessun sintomo, erano quelle forme appunto paucisintomatiche che col vaccino dopo un po' scompaiono.
e sono quello che ci si aspetta di avere con questa vaccinazione. Il problema è appunto questa disomogenea distribuzione del vaccino, che è regionale, nazionale, ma anche internazionale, anche nel mondo. Finché non cominceremo a ampliare la copertura vaccinale, questo è un virus che circolerà, che si moltiplicherà e che darà delle varianti. Ecco perché. Però vorrei sentire un po' se abbiamo, delle slide, ovvero abbiamo in questo momento, mi sembra che ci sia stata una interruzione di comunicazione per quanto riguarda le statistiche, Antonio, parlo del governo, degli organi preposti a dare le informazioni, ma sappiamo i contagiati quale fascia d'età in particolare comprendono, Antonio Gramia? Molti bambini, sì. Molti bambini. Sì, è così, è come dice il dottor Liuzzito. Allora, questa quarta ondata, che in realtà sarebbe una quinta, perché quest'estate abbiamo avuto comunque un andamento, quindi abbiamo avuto un'ondata anche quest'estate, quindi potrebbe essere la quinta, poi insomma dipende da come la vogliamo intendere. Comunque questa ondata che stiamo vivendo in questi giorni è sicuramente guidata dalle fasce più giovani. Le fasce più giovani perché ovviamente sono quelle scoperte dal vaccino, quindi purtroppo sotto i 12 anni non abbiamo copertura vaccinale, e inevitabilmente con l'inizio della scuola ci sono più fattori di rischio, quindi mettere insieme 30 bambini in una classe e adesso che arriva, diciamo, l'inverno, quindi le temperature più basse, stare al chiuso senza un'opportuna e un'adeguata reazione, è chiaro che crea una situazione veramente molto molto critica dal punto di vista dei contagi. Quindi quello che stiamo vedendo è che molti bambini si stanno infettando e la seconda, diciamo, il secondo gruppo statisticamente importante per numero di contagi è la fascia, diciamo, dei 30-40 anni, perché sono verosimilmente i genitori di questi bambini. Quindi è chiaro che questa ondata è guidata da persone non vaccinate e poi ovviamente queste qui a casa sono, diciamo, fortunatamente asintomatiche e quindi non ci si rende conto neanche del contagio, poi pian piano vengono passate alle altre fasce anagrafiche e quindi ai genitori e poi via via a tutta la popolazione. È importante però sottolineare un aspetto, secondo me. Purtroppo si è pensato che con il vaccino uno diventi immune da tutto, quindi diciamo io faccio il vaccino e sto tranquillo. Quindi oltre all'aspetto di cui diceva prima il dottor Liuzzi, un altro aspetto importante secondo me è quello del comportamento. Cioè il comportamento di ognuno di noi, soprattutto se vaccinato, sembra essere meno attento al rispetto delle norme di base che abbiamo imparato purtroppo in questi ultimi 2 anni. Cioè dobbiamo comunque, anche se vaccinati, rispettare delle precauzioni. Invece questo forse è un po' mancato, tornando alla tua osservazione, cioè manca un po' la comunicazione, cioè manca una comunicazione istituzionale che guidi un po' la popolazione. Ma manca o è voluta che debba mancare? Questo è il mio sospetto. Allora, il discorso è stato fatto in maniera forse troppo semplicistica, cioè è stato venduto la pozione magica, la pozione miracolosa che è il vaccino. Grazie a Dio ce l'abbiamo, però questo è stato venduto come l'unica soluzione a tutti i problemi, quindi al problema della pandemia. Quindi vendiamo il vaccino come la pozione miracolosa. Purtroppo esperienze anche all'estero, anche in questo caso, hanno detto che non è così. Se noi ad esempio guardiamo l'Irlanda ha una popolazione vaccinata molto più ampia della nostra, purtroppo sta avendo anch'essa un aumento enorme dei contagi, perché se il virus circola e non si rispettano le normali precauzioni anticontagio, è chiaro che comunque continuerà a circolare. Tra l'altro io voglio stasera fare un piccolo esempio, ho portato un piccolo esempio per capire anche il discorso della percentuale dei vaccinati che finisce in terapia intensiva. Ora, molti Novax dicono vanno a finire in terapia intensiva più vaccinati che non vaccinati. E questo è normale, perché la popolazione vaccinata adesso è, diciamo, tra quella vaccinabile, quindi superiore ai 12 anni, siamo, diciamo, oltre l'80%, come diceva anche Paolo, e
E quindi è chiaro che c'è la stragrande maggioranza, soprattutto nelle fasce più anziane, che è vaccinata. Sopra gli 80 anni il 95% è vaccinato, quindi praticamente tutti. Non ti sentiamo, Paolo? Dicevo, sono anche le categorie più fragili. E sono le categorie più fragili, sono quelle che vanno a finire più facilmente ricoverate o anche peggio in terapia intensiva o purtroppo tra i decessi. Quindi già adesso i ricoverati sono al 50-50, quindi il 50% delle persone attualmente ricoverate da ultimi dati dell'Istituto Superiore di Sanità sono persone vaccinate. E questo potrebbe in qualche modo dare il fianco, esporre il fianco ai Novax. In realtà non è così. Bravo. È chiaro che se la percentuale, cioè se abbiamo quasi tutti vaccinati, è più probabile. Quindi, tornando all'esempio che facevamo prima, è chiaro che quel 2% di una popolazione molto più ampia, che diciamo copre il 95% della popolazione, comunque porta ad avere un numero importante. Bravo. E quindi porta ad avere un numero confrontabile con quello dei non vaccinati. Quindi non ci dobbiamo far traviare dalla definizione oppure dalla notizia. Dici no, sono in ospedale, il 50% è formato da vaccinati. Sono vaccinati. Beh, c'è questa notizia che la regia ci ha messo in evidenza. Sì, ma fatto ansia, quindi stavo controllando. No, allora, sono delle proposte. La cosa certa è che viene anticipato la terza dose agli under 40. Cioè, questo in un primo momento si parlava di... Quindi ci si può prenotare? Come? Ci si può prenotare? Sì, perché pare che si anticipi alla settimana prossima. Si doveva fare per dicembre, invece pare che viene anticipata. Però ci sono delle proposte. Una è quella di Crisanti, anche l'assessore alla sanità della Regione Lazio, che hanno proposto di anticipare a 5 mesi la terza dose. Però sono ancora proposte. Al momento la terza dose si fa dopo i 6 mesi. Quello che viene anticipato... Come? E secondo voi, dottor Liuzzi, ingegner Caramia, tra le proposte che vengono dai governatori delle regioni e che il governo sta attentamente valutando e ascoltando in queste ore, non in questi giorni, in queste ore, in che direzione si va? Si va verso il lockdown per i non vaccinati? Si va come in Austria con l'obbligo vaccinale da febbraio? Qual è l'orientamento, secondo voi, che è opportuno adottare per evitare, lo diciamo, per evitare di richiuderci? Senti, secondo me, se si avesse un po' più di attenzione al distanziamento, alle mascherine, all'igiene delle mani, credo che con la copertura vaccinale che abbiamo dovremmo essere abbastanza tranquilli. Però se facciamo le manifestazioni con grossi affollamenti senza mascherina, non teniamo più conto di queste minime esigenze, è evidente che la circolazione del virus viene agevolata. Io l'ho sempre detto, sono uno contrario alle chiusure drastiche. Una drastica chiusura ci condanna anche dal punto di vista sociale ed economico. Ma non è una posizione solo mia, è la posizione del professor Guido Silvestri. Io vorrò chiedere a Liuzzi tra poco sul vaccino influenzale, anti-influenzale, però voglio sentire anche l'opinione a riguardo della domanda che ha fatto Paolo, l'opinione di Antonio Caramia. Sì, allora il discorso è questo, ha ragione il dottor Liuzzi, bisogna continuare ad avere un comportamento responsabile, questo è una chiave, non si può lasciare tutto al vaccino. Io dico la mia, è una mia, diciamo, una mia ipotesi, e il fatto di puntare tutto sul vaccino deresponsabilizza il governo, qualunque esso sia. Perché mette, diciamo, come unico responsabile del fallimento di altre misure semplicemente il cittadino. Quindi è il cittadino colpevole che non si vaccina. Questo qui, dal punto di vista del governo, è una strategia un po' miope, perché abbiamo visto, lo stiamo vedendo anche in Germania, in Austria, che purtroppo vanno a finire in terapia intensiva anche vaccinati, ma purtroppo è normale che sia così. Cioè, se uno lascia che il virus circoli, ovviamente farà più danni, 10 volte più danni in una popolazione non vaccinata, ma non dobbiamo nasconderci dietro un dito dicendo che i vaccinati sono immuni
da tutto, perché purtroppo già adesso il 50% dei decessi avviene tra persone vaccinate. E voi mi direte, com'è possibile? È possibile perché se non ci fossero i vaccini sarebbero 10 volte di più questi numeri. Quindi non è una contraddizione, quindi bisogna, secondo me, stare un po' attenti. Quindi benvenga, come diceva il dottor Liuzzi, tutte le strategie per mitigare i contagi. Quindi se non si adottano questi strumenti, che sono le mascherine, cioè non stiamo parlando di chissà che quale misura così difficile, una corretta e idonea reazione dei locali, cosa che invece non è stata fatta. Nelle scuole non è stato fatto nulla, ad esempio. Nelle scuole, che è un argomento per me molto caro, no? Perché ho bambini in età scolare. E il problema è che abbiamo detto aprite le finestre. Non c'è un misuratore di anidride carbonica per poter dire effettivamente quando aprire le finestre. Ma altra cosa, non si è parlato assolutamente di sistemi di filtrazione dell'aria, dei filtri EPA che sono ad alta efficienza per poter ridurre quantomeno il rischio di contagio, per poter purificare l'aria. Non si è parlato assolutamente di questo. Non si sono adottate le misure più basilari di prevenzione dei contagi. Si è parlato, i test a scuola non vengono fatti. Sono state individuate delle scuole sentinella, ma voi ne avete sentito parlare? Assolutamente no. Cioè, hanno fatto alla scuola di mio figlio un primo tampone, tra l'altro salivare, non sapevano neanche loro come farlo funzionare, perché infatti il giorno successivo hanno richiamato tutti i bambini per poterlo fare, e sono morte lì. Quindi stiamo al 19 novembre oggi, la scuola è iniziata da 2 mesi, e non abbiamo ancora capito questi tamponi, queste scuole sentinella, che cosa debbano fare. Antonio, perché, ripeto, Antonio, no, fammi venire Paolo, l'esempio è la scuola di mio figlio è una scuola definita sentinella, e io quindi ho detto, ma almeno avremo la possibilità, anche se una volta ogni 2 settimane, quindi già questo in 2 settimane praticamente abbiamo lasciato che il virus circoli in abbondanza, però dici, vabbè, meglio di niente, e rispetto invece all'anno scorso, che non abbiamo fatto neanche un tampone. Quest'anno speravo, detto, beh, almeno siamo stati fortunati, siamo stati sorteggiati come scuola sentinella, almeno ogni 2 settimane avremo il nostro bel tampone e diciamo, saremo un po' più tranquilli che quanto più persone possibile faranno questo tampone. Niente di tutto questo, ne è stato fatto solo uno, quindi è stato fatto soltanto un tampone salivare, per l'80% è andato, diciamo, fallito, perché purtroppo non è stato possibile ottenere nessun risultato. I genitori successivamente, il giorno dopo, sono stati richiamati per rifarlo, la metà non si sono presentati perché erano stanchi di portare i bambini nuovamente a scuola. Quindi è chiaro che se abbiamo tutta questa situazione critica, la vedo davvero male. Antonio, mi permetti, allora, io ho letto una tua statistica a livello nazionale delle province, hai fatto una classifica dei contagi provincia per provincia. Sì. Effettivamente le province pugliesi, tranne quella di Taranto, sono agli ultimi posti per numero di contagi rispetto alla popolazione residente. Fa eccezione proprio la provincia di Taranto, che si trova in questa classifica che tu hai stilato, e penso si riferisca ai contagi calcolati fino alla settimana scorsa. La classifica prevede la provincia di Taranto che si posiziona a centro classifica, quindi parliamo di un numero di contagi anomalo rispetto al resto della regione. Perché secondo te, e se è vero innanzitutto, scusami, eh? No, allora, è vero, sì, sono i dati, diciamo, ufficiali, cioè, oddio, diciamo, ammesso che il Ministero della Salute non comunichi i dati sbagliati, e diciamo, sì, il dato è vero. Se volete, lo posso mostrare a video. Se ce l'hai, quindi, possiamo, sì, se ce l'hai, sì. Perché ricordo che la provincia di Taranto si posizionava al centro di questa classifica, mentre Lecce, anche Bari, Bat, Foggia erano nelle ultime posizioni. Invece ci troviamo con le province della Calabria e della Sicilia, che sono tra le province, insieme a quelle del Veneto, tra le più colpite oltretutto la prefettura di Taranto ha alzato il livello di guardia. Eccola, bravo Antonio, vai. Allora sì, questa qui è la piantina aggiornata ad oggi, quindi con gli ultimi dati, sono praticamente il numero di casi settimanali, quindi di nuovi casi settimanali per provincia, ogni 100.000 abitanti, quindi rapportiamo tutto a 100.000 abitanti, perché ovviamente... Antonio, leggi il dato perché non si riesce a leggere. Sì, non si legge perché è un po' piccolino. Sì, leggilo tu.
Lo zoomiamo. Allora, diciamo che Taranto, allora, mentre le province, le altre province pugliesi stanno sui 32, 43 per quanto riguarda Foggia, 25 Bat, 36 Bari, 33 Brindisi, 36 Lecce, e la provincia di Taranto è quasi il doppio rispetto a Lecce, ad esempio. Quindi abbiamo 61 casi ogni 100.000 abitanti. Quindi sono 61 casi ogni 100.000 abitanti per la provincia di Taranto, con un dato che è pari quasi al doppio rispetto a quello delle altre province pugliesi. Sì, sì. In realtà si vede... Si avvicina molto a quello delle province... Vuoi salire, Antonio? Andiamo a vedere il Veneto, sì, per esempio. Sì, saliamo sopra. È chiaro che la situazione, tutto sommato, fortunatamente è, sì, è favorevole, diciamo, quindi la nostra situazione, viviamo una situazione in cui tutto sommato riusciamo a gestire meglio di altre province o di altre regioni questo inizio di ondata, però questo già è un fattore preoccupante ed è interessante vedere come normalmente le province attigue abbiano più o meno la stessa, quindi come si distribuisce proprio geograficamente il numero dei contagi, e questo è ancora più evidente al nord, in cui vediamo che praticamente quelle che sono le province più a contatto con situazioni critiche, come ad esempio quella che sta vedendo in questo momento il Friuli Venezia Giulia, ha un 678 al Trieste. Quindi ha ovviamente una situazione che paga la vicinanza con tutto il mondo, con tutta l'area balcanica, dove purtroppo la situazione è davvero molto molto critica, quindi decisamente peggiore rispetto alla nostra, e della quale praticamente i media italiani si disinteressano. Quindi abbiamo avuto nelle settimane scorse il maggior numero di decessi proprio nelle aree balcaniche, nei paesi dell'est, però forse tranne io e pochi altri su Twitter, nessun altro ha parlato di questi decessi, che sono a fianco, cioè sono proprio a fianco a noi. L'altra cosa preoccupante, e si vede proprio qui dal numero dei casi, è anche la provincia di Bolzano. La provincia di Bolzano con 404, quindi giusto per ricordarci i numeri, perché altrimenti vediamo i numeri e non sappiamo di cosa stiamo parlando. Fino all'anno scorso, superati 250, si andava direttamente in zona rossa. Quindi oggi queste province sarebbero state bloccate dalla normativa vigente l'anno scorso. Quindi superati 250 si andava in zona rossa direttamente, quindi senza andare a vedere l'occupazione delle terapie intensive o dei posti letto in area medica. Oggi, grazie ai vaccini, tra virgolette possiamo permetterci un numero maggiore di contagi, però come abbiamo detto prima, è chiaro che se da 250, che era il limite massimo dell'anno scorso, arriviamo a 2000, abbiamo praticamente azzerato l'efficacia dei vaccini. Volevo anche dire fare un'altra considerazione. Il fatto di poter avere dei vaccini spesso, come accennavo prima, porta l'utente ad avere, quindi chi è vaccinato, ad avere comportamenti meno responsabili. E si è visto proprio da uno studio che il comportamento irresponsabile, o comunque la mancanza di attenzioni, quasi azzera l'efficacia vaccinale. Quindi quelli che sono i vantaggi indiscussi del vaccino vengono messi in forte crisi da un comportamento che magari non è quello opportuno. Quindi ci sono tanti fattori che incidono, quindi anche in questo caso fare sempre molta attenzione. E tra l'altro mi facevano notare giustamente come questo giallo qui è la provincia di Bergamo. Quindi voi per aver pagato di più un prezzo elevatissimo, quindi ha forse un'attenzione diversa per quanto riguarda la gestione, quindi ha maturato un'esperienza diversa. Voi, però questo è un'ipotesi che sarebbe da verificare, aver sviluppato un maggior numero di persone che ha sviluppato anticorpi contro il Covid, in ogni caso la provincia di Bergamo effettivamente è praticamente un'enclave circondata da tante altre province dove la situazione è decisamente peggiore. Però tornando al discorso di prima, si vede con questa piantina come effettivamente le aree circostanti influenzino, in questo caso negativamente, la diffusione dei contagi. Antonio, possiamo tornare in Puglia un attimo, facciamo un focus sulla Puglia in particolare. Allora, la Puglia la vediamo praticamente zona gialla, no?
giusto? Sì, allora non sono i colori diciamo delle zone, perché ormai in zona gialla ha poco tempo, rispetto alle altre. Rispetto alle altre ha comunque un numero di contagi che è tra i 10 e i 50, quindi un numero però, di contagi gestibile. Noi abbiamo un indice RT che è comune a tutti, o in Puglia o in Italia, eccetera, in base alle regioni, ma si può ipotizzare, noi sappiamo che gli ospedali di Taranto in particolare sono pieni in questo momento, sono pieni di ammalati, ricoverati, rispetto all'anno scorso, prego. Possiamo vedere quelli che sono l'occupazione delle terapie intensive e dei posti in area medica. Riusciamo ad andare su Taranto proprio, sì? No, purtroppo no, perché l'occupazione è per a livello regionale. Eh sì, perché prima parlavamo del Veneto, no? Io sono stato tutta la scorsa settimana a Verona. Loro non sono ancora, rimangono zona bianca in particolare, perché il rapporto tra contagiati e numeri di posti letto disponibili nel Veneto è molto ampio, appunto quest'ultimo, cioè ci sono tanti posti letto e ciò permette di rimanere in zona bianca, ma la stessa situazione, allora, non dicasi per tanto. Qua devo togliermi diciamo qualche sassolino. Il problema dei posti letto lo abbiamo affrontato io e Vittorio Nicoletta denunciando più volte la poca trasparenza di questi posti letto. Ora, il discorso è questo: i posti letto sembra che si definiscano dall'oggi al domani, quindi ci sono proprio degli andamenti, come un titolo in borsa, sale e scende da un giorno all'altro. Questo qua è fuorviante, ovviamente. Infatti quello che mostro io qui, e l'ho anche segnalato e l'ho specificato, riguarda il numero di posti letto, in questo caso delle terapie intensive, come dichiarato il 28 ottobre del 2020, durante la conferenza Stato-Regioni, proprio di quella data. Perché faccio questo e non mi attengo al discorso Agenas? Perché Agenas ogni giorno pubblica un numero diverso, quindi ogni regione dice di aver attivato o disattivato dei posti letto dedicati al Covid. E quindi fanno una sorta di gioco dei posti letto, aumentano il numero dei posti letto e le regioni non andranno mai in zona neanche gialla, quindi siamo tutti in zona bianca. Quindi anche le regioni che per la loro situazione, per la loro condizione, dovrebbero andare in zona, quantomeno in zona gialla, anche se poi diciamocela tutta, la zona gialla non cambia niente, perché cambia soltanto l'uso della mascherina all'esterno, quindi non ha un impatto notevole sulla trasmissione, quindi sui contagi, ma ciononostante sia un gioco ad aumentare e diminuire il numero dei posti letto in terapia intensiva o in area medica come, diciamo, un titolo in borsa, quindi aumentano e diminuiscono di giorno in giorno. Ovviamente dobbiamo ricordare che per fare un posto letto in terapia intensiva serve un medico e 3 infermieri, quindi un medico specializzato, tra l'altro. Quindi è impensabile poter attivare così di botto o alla bisogna un numero elevato di posti letto in terapia intensiva in area medica senza pregiudicare l'assistenza per altre patologie. Quindi il fatto di dire le regioni hanno una bassa percentuale di occupazione dei posti letto è fuorviante, perché il denominatore, cioè il numero di posti letto disponibili, viene autodichiarato dalle singole regioni. E quindi semplicemente possono dichiarare qualsiasi numero e senza che ci sia un contraddittorio, quindi senza che ci sia un effettivo controllo. E questo qua falsa un po' la situazione reale del paese. Ecco perché io in questa mappa cerco di riportare quelli che sono i posti letto dichiarati nella conferenza Stato-Regioni, quindi è in qualche modo un dato più vicino alla realtà. Altrimenti non si spiegherebbero le notizie di cronaca che vedono il Friuli in questo momento avere grosse difficoltà di trovare un posto letto disponibile in terapia intensiva, perché purtroppo è così. Abbiamo la realtà che ci viene dalla cronaca, che ci dice che la situazione nel Friuli è veramente drammatica, quindi abbiamo difficoltà anche a trovare posti letto. Poi uno va a vedere i numeri pubblicati su Agenas ed è lontanamente
neanche lontanamente critica. Il problema è proprio questo, cioè che vengono dichiarati dei posti letto che di fatto non sono tali. Oppure, altra storia, è che non vengono conteggiati né come pazienti, quindi come posti letto occupati, quelli ancora nel pronto soccorso. E quindi, siccome non sono nel reparto di terapia intensiva o nel reparto di area medica dedicato ai pazienti Covid, ma sono ancora in attesa perché magari hanno una situazione del pronto soccorso, quindi una situazione d'emergenza del pronto soccorso, questi non cumulano con il numero totale dei pazienti che sono ricoverati per Covid in area medica o in terapia intensiva. Quindi, voglio sentire Liuzzi sul termometro che ha della provincia di Taranto per quanto riguarda occupazioni negli ospedali, perché le notizie che mi arrivano sono piuttosto allarmanti, Liuzzi. Non sto avendo grossi riscontri di problemi di ingresso, perché la cosa certa è che sto vedendo in questi ultimi giorni un incremento dei casi. Un incremento soprattutto per quanto riguarda ragazzi, ragazzine, bambini e quindi poi di conseguenza anche i genitori. Questo perché è dovuto ai contagi. Scusate, fatemi capire questa cosa che non riesco a comprenderla. Sono i bambini che vengono contagiati dagli adulti o come lo prendono loro il virus per poi contagiare a loro volta? Il virus circola, chi non è vaccinato o è più esposto lo prende più facilmente. Quindi è una questione di vaccinazione in questo caso. Sicuramente. Non puntiamo però tutto sul vaccino, perché fra poco, quando avremo raggiunto una copertura vaccinale più ampia rispetto alla già buona copertura vaccinale che abbiamo, se non mettiamo un freno, il vaccino non è la pallottola d'argento che ci protegge o che risolve da solo il problema. Perché se continuiamo ad avere comportamenti irresponsabili, oppure se le norme che sono state messe in campo vedono addirittura arrivare a 3 casi in una classe per mettere la classe in quarantena, vuol dire che in quella classe tu hai voluto contagiare tutti. Questa cosa è a discrezione delle varie ASL e anche a discrezione del dirigente scolastico, ma è terribile. Cioè noi abbiamo praticamente la possibilità, si ha la possibilità di definire un caso, quindi una volta scoperto un caso in classe, si ha facoltà di non mandare la classe in quarantena. Quindi io so che un compagno di mio figlio è positivo al Covid e invece di mandare tutta la classe in quarantena si continua a far andare i bambini in presenza. Questo è quello che prevede la norma ed è lecito, cioè è lecito continuare a mandare i bambini in presenza. Quindi non sappiamo se quel bambino ha nel frattempo contagiato qualche altro compagno di classe e noi mandiamo tranquillamente i nostri figli a contagiarsi praticamente, perché se uno è positivo, verosimilmente almeno il compagno più vicino di banco sarà positivo anche egli. E invece abbiamo queste norme che sono veramente incomprensibili, perché non cercano di interrompere la catena del contagio. Quindi se abbiamo intercettato un positivo, dovremmo isolarlo immediatamente, cioè appena abbiamo evidenza di una persona positiva, questa deve essere isolata immediatamente e deve essere isolata tutti i contatti stretti. E ovviamente in una classe con 30 bambini al chiuso, ovvio che sono contatti stretti. Quindi questo rischio a cui stiamo andando avanti non è più il rischio calcolato, il rischio ragionato di cui abbiamo parlato qualche mese fa. Questo è quasi un invogliare i contagi all'interno della struttura scolastica. Poi, che siano i bambini a portare il virus a casa, quindi ai genitori, o il contrario, e questo purtroppo è il discorso se sia nato prima l'uovo o la gallina, non lo sappiamo, non lo possiamo quasi mai sapere, perché non facciamo un esame epidemiologico per andare a capire chi ha contagiato chi. Allora, io poi voglio fare la domanda, una domanda importante, una mia curiosità importante ad Antonio Caramia, ovvero un raffronto tra questo periodo di quest'anno e quello dell'anno scorso. Vorrei capire bene qual è la differenza. Intanto voglio chiedere, prima che Antonio mi risponda a questa domanda, vorrei chiedere a Liuzzi il discorso vaccini antinfluenzali. Si stanno facendo, prima dicevano che addirittura li avrebbero fatti insieme alla terza dose del Covid, poi è stato detto che era, qualcuno dice che era, si poteva fare insieme, qualcuno dice diceva il contrario, aspettare tra la prima e la seconda dose almeno un paio di settimane, ma
nel momento in cui avremo a dicembre il picco dell'influenza, no? Pare che quest'anno sia un virus anche piuttosto complicato, quello influenzale, dell'influenza. Io sono fiducioso, io ho cominciato a vaccinare già da 10 giorni, stiamo vaccinando, stiamo andando avanti a ritmi serrati e dalla settimana prossima cominciamo a fare anche noi medici di base le terze dosi per il Covid ai pazienti che abbiamo vaccinato noi. Per quanto riguarda il virus influenzale, in effetti quest'anno pare che sia particolarmente aggressivo. Però i vaccini li stiamo facendo. La quantità di vaccini è calibrata sulle quantità degli scorsi anni, dello scorso anno. L'anno scorso io ho vaccinato il doppio delle persone, quasi 300 persone. Ripeto, i vaccini stiamo facendo, la gente sta rispondendo alla vaccinazione antinfluenzale, stanno venendo. Se si continua ad usare le mascherine, l'anno scorso ve lo posso garantire io che sono sul territorio, sono in frontiera, ho visto quasi zero di casi di influenza. Quasi zero, perché distanziamento, mascherine, la gente stava più attenta, ce n'è stata pochissima. Quest'anno sto già vedendo qualche cosa, ci sono più malattie da raffreddamento, ne sto vedendo diverse, c'è qualche sintomo influenzale già in arrivo, non è il picco che ci aspettiamo per fine dicembre, inizio di gennaio, però l'invito è a farsi la vaccinazione e ne stiamo facendo, io avrò già vaccinato un centinaio di persone almeno. Per cui si spera che la vaccinazione influenzale funzioni, lo sappiamo, si spera che la barriera dei vaccini antinfluenzali possa bloccare almeno quest'altro. Allora, vediamo questa notizia che è stata battuta dall'ANSA, Puglia riapriranno 50 hub e punta su medici e 300 farmacie, quindi anche le farmacie inizieranno a fare i vaccini, parliamo sempre del vaccino Covid, giusto in questo caso? Sì, sì, ma già rispetto all'anno scorso, in meglio, ho già in frigorifero, le ho prese ieri 60 dosi di vaccino. Quest'anno la cosa più comoda che ci permette di lavorare meglio, ci hanno detto che avremo in media una sessantina, un'ottantina di dosi al mese quasi per poter vaccinare. Adesso sono solo terze dosi le nostre. La cosa importante è che anche il vaccino Pfizer, come era per il Moderna, una volta scongelato si è visto che alla temperatura in frigorifero possiamo tenerlo per un mese. Questo ci permette, perlomeno a noi medici di base, di organizzare meglio le vaccinazioni, perché l'anno scorso all'inizio, che dicevano che potevano tenere in frigorifero solo 4 giorni, ci davano i vaccini il giovedì sera, quindi tu venerdì, sabato, domenica dovevi affannarti per vaccinare, per radunare le persone. Invece così io ho già 60 vaccini, io da lunedì 12 al giorno, io in una o due settimane ho già vaccinato 60 persone. Posso Stefano fare... ho una domanda in privato da farti, mi è arrivata su WhatsApp, come vedete c'è un numero WhatsApp sotto, chi non vuole andare nella chat può scrivere direttamente su WhatsApp al numero che vedete in sovrimpressione. Una signora dice: non scrivo in diretta perché vorrei conservare l'anonimato, ma mia figlia plurivaccinata si è presa il Covid anche se in forma molto lieve. Chiede delucidazioni a lei, dottor Liuzzi. No, è possibile, è una cosa, ma l'abbiamo visto. Quello che dicevo all'inizio, l'obiettivo era quello di endemizzare la malattia. Poi comunque la risposta del Covid, si è visto che c'è con la variante Delta, c'è un 18% di vaccinati che possono comunque infettarsi. È possibile, però ci si infetta in forma leggera. Io ho avuto in famiglia dei casi, paio di giorni di febbricola ed è passato tutto. Sto vedendo fra i miei pazienti, mi ha chiamato la mamma di un ragazzino che è stato messo in quarantena a scuola, ma pare che lei aveva questi giorni un po' di raffreddore, mi dice: dottore, stavo un po' di raffreddore, mi sentivo stanca, eccetera, niente di particolare, per scrupolo ho fatto il tampone e mi è venuto che è positivo. Ma questo ci si aspetta, è possibile. Quindi la quarantena è fondamentale, lo diciamo a tutti, la quarantena è fondamentale, è fondamentale. Maria Basile chiede: ha fatto l'AstraZeneca, cosa dovrebbe fare adesso? Mi sembra che faranno tutti, no, Moderna o Pfizer, no? Soltanto Pfizer, e invece agli hub faranno o Pfizer o Moderna. Ma vi posso garantire, ormai ci sono studi, parecchi studi che hanno dimostrato che addirittura la vaccinazione eterologa, cioè i richiami
con un altro vaccino, che so, il Pfizer o il Moderna, quindi vaccino RNA, sulle prime due dosi di vaccino virale AstraZeneca, danno una risposta anticorpale, una risposta immunitaria migliore. Quindi non preoccuparsi, non ci sono problemi, anzi, paradossalmente, pare che risponda meglio. La terza dose fatta con il vaccino eterologo, diverso rispetto all'AstraZeneca. Comunque saranno solo. Facciamo anche la precisazione, chi ha fatto la seconda dose di Moderna, la terza dose dovrebbe essere metà fiala rispetto a quella precedente. Moderna, no? Può anche farla con il Pfizer. Allora, può farla. Può fare anche la terza dose. In quel caso la dose è intera, perché quella del Pfizer. Ma quello è un problema dei medici vaccinatori. La terza dose di Moderna è metà, invece la terza dose di Pfizer è intera. Noi medici di base al momento stiamo avendo soltanto Pfizer, stiamo facendo a tutti Pfizer, a chi ha fatto adesso stiamo vaccinando i pazienti allettati di ultra ottantenni eccetera, quindi sono tutti richiami di Pfizer perché erano le prime vaccinazioni, certo. Ma quando arriveremo, perché credo che noi medici di base arriveremo a fare quello, perché perfetto, allora chiudiamo la trasmissione, mancano pochi minuti, con quella domanda che facevo prima, la faccio prima Antonio Caramia e poi voglio anche un'impressione di Stefano Liuzzi. Allora, rispetto all'anno scorso, come siamo messi, ingegner Caramia? Allora, lo vediamo se condividiamo il monitor, non so se avete modo di vederlo. Sì, lo vediamo. Allora, siamo messi in questo modo. Nella linea blu ci sono i contagi settimanali, nella grafico, quindi linea nera sono i decessi. È chiaro che se noi torniamo indietro nel tempo e quindi andiamo al 13 novembre, o anche era la situazione più drammatica, perché eravamo in piena seconda ondata, ricordo che eravamo in lockdown, le scuole erano chiuse dopo i santi, dopo le festività dei santi, praticamente non si aprì più, perché potete notare l'aumento che si ebbe a fine settembre, quindi dall'inizio della scuola, si ebbe un aumento vertiginoso del numero di casi e parallelamente vi fu un aumento vertiginoso del numero dei decessi. Quindi si vedono proprio, diciamo, che l'andamento delle due curve per la prima fase della pandemia, quando non avevamo ancora i vaccini, è praticamente speculare, quindi tanto aumentano il numero dei casi, quindi nuovi contagiati, tanto aumentano il numero dei decessi, seppur ovviamente con una scala diversa, quindi qua il massimo abbiamo avuto 244.000 contagi settimanali, il massimo l'abbiamo avuto il 4 dicembre come decessi, abbiamo avuto 5.175 decessi in una settimana. Come siamo messi adesso? Allora, adesso, dopo, come dicevo prima, forse è vero parlare di quinta ondata, perché la prima è quella che ci ha preso alla sprovvista a febbraio, a fine febbraio, marzo 2020. Poi abbiamo avuto quella dell'autunno-inverno, diciamo, del 2020, poi abbiamo avuto quella di marzo, e in realtà, come numero di casi, ad agosto noi abbiamo avuto un aumento dei casi, quindi dei contagi, che poi possiamo intenderci se considerarla ondata oppure no, fatto sta c'è una curva molto importante che poi è scesa a fine settembre e adesso sta risalendo. Che cosa accade? Noi vediamo che abbiamo 60.000 casi e abbiamo, tra virgolette, solo circa 400 morti. Per vedere con 60.000 casi possiamo arrivare, diciamo, a considerare questa altezza, con 70.000, vediamo se riesco a trovare con circa 60.000, quindi 53.000 casi il 14 maggio, noi avevamo 1.400 morti, cioè a parità di casi abbiamo forse un quarto dei decessi, quindi più o meno si muore di meno, ovviamente, grazie ai vaccini. Però non si abbatte il trend, quindi la correlazione ci porta a dire che all'aumentare di questi casi, nei prossimi giorni, nelle prossime settimane, questa curva dei decessi aumenterà inevitabilmente, ed è quello che sta accadendo già, che è già accaduto
in Inghilterra, in Germania, in Austria e in tutti gli altri paesi. Se noi prendiamo l'andamento dei casi di tutti gli altri paesi, è grosso modo continua la correlazione tra casi e decessi. Quindi i vaccini funzionano in maniera egregia, dobbiamo sempre ricordarlo, dobbiamo sempre dircelo. Però è chiaro che se aumentano i casi in maniera elevata e quindi se non fermiamo la curva dei contagi, non potremo fermare la curva dei decessi. E anche il discorso delle terapie intensive non sono infinite. E soprattutto, quando si arriva in terapia intensiva, abbiamo già perso, perché un paziente che arriva in terapia intensiva non è detto che ce la faccia, anzi, purtroppo, quasi mai ce la fa. Quindi il fatto di dire, vabbè, tanto abbiamo le terapie intensive, non è anche lì, non è, diciamo, risolutiva la terapia intensiva, ma è un'ultima spiaggia, un ultimo tentativo per salvare la vita a persone che hanno difficoltà. Quindi, se posso dire la mia, il nostro obiettivo è vaccinare ovviamente il più possibile, perché è una barriera importante che noi diamo contro l'avanzare del virus, ma dobbiamo cercare in tutti i modi di mantenere basso il numero di contagi. Se noi ci rivedremo fra qualche giorno, fra qualche settimana, vedremo che purtroppo, visto questo andamento e visto che i decessi si manifestano rispetto alla curva un paio di settimane dopo, noi vedremo che questa curva, che adesso sembra quasi piatta, e quindi che parte da 275, da 255 decessi a settimana e che già adesso è 400, purtroppo, vedendo la curva dei contagi, è destinata inevitabilmente a salire. Non come prima, quindi non avremo questa correlazione così stretta, ma purtroppo avremo una correlazione, seppur mitigata dai vaccini, ma comunque ancora in linea con quelli che sono i contagi. Allora, ultima domanda, vuoi aggiungere qualcosa, Stefano, sul... Antonio mi è maestro in queste cose, ma questo dimostra che ne dicano l'efficacia dei vaccini. Non avessimo avuto i vaccini adesso saremmo a situazioni più avremmo con questo numero di casi, quindi con circa 60.000 casi, avremmo circa, invece di 400 decessi a settimana, ne avremmo 1.600, quindi 4 volte di più. E l'altra, allora, cosa, prego, sulle cure, magari qualche altra puntata facciamo sulle famose cure, perché si è sentito dire di tutto e di più. Cure, eh sì. Qualcosa, allora, io stasera avevo invitato, perché proprio sapendo che c'era Antonio, cara mia, volevo mettere un po' di benzina sul fuoco, non è quello che tu pensi, Antonio, stavo invitando Grimaldi, Eric Grimaldi, che è comunque un interlocutore che secondo me è appetibile anche per te, no? L'avvocato Grimaldi si è scusato all'ultimo momento, mi ha rimandato, però ha sempre raccolto i nostri inviti e lo avremo, perché voglio sentire in questo momento, voglio parlare di Green Pass con loro, voglio parlare delle cure domiciliari, appunto quello che stava dicendo prima Stefano. Non ne parliamo, direttore. Infatti, ci mettiamo l'unica cura, non il vaccino, non è una cura, è una prevenzione. Le uniche cure sono adesso il Molnupiravir, che è un antivirale che sta, forse arriverà fra un po', verrà accettato dall'Italia, che ha una efficacia del 50% se dato nelle fasi precoci, come gli anticorpi monoclonali. E gli anticorpi monoclonali sono le uniche due vere cure. Tutte le altre cose che si dice cure sono soltanto terapie di supporto, sono quelle che noi medici, chi fa il medico naturalmente, facciamo sempre. Antonio Caramì si sta preparando per una esclamazione forte, prego. No, allora, non parliamo di cure con Grimaldi, parliamo di sport, parliamo del tempo, parliamo di... Grimaldi non può parlare di cure, ma ha avuto già dalla scienza, da tanti altri scienziati più titolati di me ovviamente, ma non parliamo proprio, ma anche... Io non lo faremo, però io un confronto te lo voglio far fare. Quindi, voglio se sentire. Vogliamo ridere un po', chiamiamoci, facciamo due ritagli. Tre minuti, un minuto e mezzo ciascuno per parlare che Natale sarà sempre sotto il profilo di contagi e sicurezza, no? Comportamenti. Se ci mettiamo un po' di attenzione, chi ancora non si è vaccinato, non quelli ideologicamente contrari, perché quelli è inutile, che non li convinci, ci ho rinunciato
a discutere, ma chi ha ancora qualche paura, io dico, sono a disposizione per spiegarvi quelli che possono essere i reali rischi, che cosa fare, le reali cause, cioè le reali reazioni, perché poi se si va sul web si trova di tutto di più. Allora uno dice, ha fatto il vaccino 2 settimane fa, è morto. Se anche io ho fatto il vaccino 2 settimane fa, esco e vado sotto la macchina, anch'io posso essere, cioè la correlazione, certo, causa-effetto è molto, è, per alcuni casi c'è, ma non per tantissimi, perché se no abbiamo fatto miliardi, centinaia di milioni di dosi di vaccino, se è vero quello che si dice avremmo centinaia di migliaia di morti per reazioni vacciniche, che non è così, per favore, c'è qualche caso, sicuramente, io non lo nego, figuriamoci. 2 minuti ancora mancano, Antonio Gramia, prego. Dicevo, e come dice, mascherine, questo è importante, distanziamento, e facciamo un buon Natale. Allora sì, diciamo, concordo con quello che dice il dottor Liuzzi, ha reazione, quindi purtroppo è l'unico, diciamo, l'unica cosa che viene fatta dal professor Bianchi, dal ministro Bianchi, cioè aprire le finestre, però devo dire che è una cosa efficace, serve, e quindi è l'altra cosa che voglio, diciamo, spingere, e non esiste, non mettere il dito manca nella piaga sui trasporti, per favore, lo faremo in un'altra puntata, no, la prossima volta. No, dobbiamo dire una cosa, non esiste la bacchetta magica, quindi tutti gli strumenti che noi mettiamo in atto, dai vaccini, dalla reazione, dalle mascherine, dal distanziamento, nessuno di questi da solo è risolutore o è risolutivo della problematica. Bisogna metterne quanti più possibile, quindi il vaccino è fondamentale, quindi come diceva il dottor Liuzzi, tutti quelli che hanno delle titubanze, magari facciamo qualche altra puntata e spieghiamo effettivamente l'efficacia dei vaccini, la facciamo in maniera più scientifica e prepariamo qualcosa di più interessante. E quindi la prima cosa è vaccinarsi, tutti quelli che non si sono vaccinati devono vaccinarsi perché conviene, quindi perché ti salva la vita nel 90% dei casi. È il risolutore di tutto? No, purtroppo, perché purtroppo ci sono quei pochi casi, ma ci sono, dobbiamo dircelo, che non ce la fanno anche con il vaccino. Però è come dire, io non mi metto l'armatura perché teoricamente potrebbe passare una freccia sotto il casco. E ho capito, sì, è vero che può passare la freccia sotto il casco, però in tutto l'altro, tutta l'altra parte del corpo sono protetto dal vaccino. L'altra cosa è appunto andare con un approccio, diciamo, multilivello, quindi vaccini, abbiamo detto, mascherine, la reazione, quindi far cambiare continuamente l'aria. Quindi non, come viene suggerito anche nelle scuole, una volta al cambio dell'ora apriamo un po' le finestre, perché un'ora sono 60 minuti, con 30 bambini dentro, la finestra deve essere sempre aperta. E quindi se è possibile aprire sempre le finestre, se è possibile predisporre, comprare un filtro EPA, che sono dei filtri molto efficaci, anche quelli non sono risolutivi della situazione, però è un approccio multilivello, ci sono più cose, più strumenti che abbiamo per poter fronteggiare e per poter ostacolare i contagi, dobbiamo usarli tutti. Quindi aerazioni, vaccini, mascherina, come ci siamo detti, evitare gli assembramenti, e se dobbiamo fare una cena tra amici, e purtroppo dobbiamo imparare anche magari a farci un tampone prima, il giorno stesso in cui facciamo la cena, perché anche questo è uno strumento in più che ci consente di vivere una socialità in maniera un po' più sicura. Anche lì non è risolutivo, quindi io non devo stare del tutto tranquillo, vi dico, ho fatto il tampone, lascio le finestre chiuse. Dobbiamo adottare tutte le strategie che abbiamo per poter stare quanto più tranquilli possibile. Sono tutte cose fattibili, cioè non stiamo parlando di cose chissà di cosa stiamo parlando. Abbiamo superato il tempo a nostra disposizione, sono le 20:01 minuti in questo istante. Io ringrazio Antonio Caramia, ringrazio il dottor Stefano Liuzzi, riproponiamoci il venerdì, ecco, una trasmissione dedicata a quelli che sono gli aspetti del Covid, dei contagi, e magari cercheremo di darvi quelle informazioni che nessuno vi dà, soprattutto localizzate sul territorio. Bene, grazie. Di vaccino, me ne porto notizie la prossima volta. Perfetto, e lo faremo. Grazie a tutti, possiamo a questo punto mandare in onda la sigla. Alla prossima. Alla prossima. Alla prossima.